che in qualche modo le subiscono le immagini piuttosto che esserne accolti. Ecco. Quello che manca è, se vogliamo, lo spazio tra questi due contesti, lo spazio da un lato di approfondimento e di ricerca che può fornire un portale degli archivi e dall'altro invece lo spazio più di, come vi dicevo, uno spazio immaginato che possa essere quello espositivo. Quindi credo che in prospettiva sia interessante capire come legare due ambiti, ovvero quindi l'esperienza anche museale ed espositiva a quella più propriamente di ricerca, che invece naturalmente oggi più che mai è legata alla fruizione di un portale, per esempio, di ricerca degli archivi. Quindi il portale dovrebbe, credo, e poi concludo, lascio la parola ai colleghi, presentarsi anche come qualche cosa nel quale si possa approfondire e si possano fare ricerche, ma anche un luogo obbligato attraverso il quale passare, riflettere per poi procedere oltre in un percorso che va verso qualche cosa d'altro, quindi in qualche modo questa idea affascinante di inciampare verso in un documento che non era quello per il quale stavamo mirando la nostra ricerca, può aprire necessariamente nuove piste di indagini e nuove aperture di pensiero. Quindi, così immagino un archivio che possa, un portale per gli archivi che possa sorprendere i ricercatori o i visitatori. Ecco, mi fermo perché altrimenti andiamo troppo su un altro piano, però insomma credo che a mia volta chiudo con una domanda: ci sarà un secondo progetto di ricerca o qualche cosa di diverso che nascerà da questa interessante esperienza? E grazie a tutti. Grazie a lei. Valentina, dobbiamo fare che tu reagisci ulteriormente alle singole sollecitazioni o si fa adesso o prima un... Ok, No, direi che facciamo i vari interventi. i vari interventi. Allora, grazie ad Anna Fiaccarini. È il turno, mi pare, di Loris Lepri del Comune di Bologna. Sì, grazie. Innanzitutto un piacere ritrovarci, ritrovarvi. In effetti, ho iniziato questa esperienza insieme al professor Borsari, a Valentina e ai partner del progetto Cineteca, ERT, Arter Comunale, Accademia delle Belle Arti, come Comune di Bologna, settore cultura. Perché appunto quando nacque circa 2 anni fa questo progetto, 2 anni un po', nacque su stimolo della Cineteca che aveva questa idea di implementare ulteriormente un'opera di digitalizzazione dei propri archivi audiovisivi, filmici. E, per questo, ecco, la ricerca si è improntata, la ricerca che poi ha condotto principalmente Valentina, appunto, si è improntata, come focus su questo tema, della digitalizzazione dei materiali audiovisivi. Poi si è, allargata, direi felicemente, per un'idea che è venuta in corso d'opera a quel gruppo che Valentina stesso ha chiamato come le istituzioni di un secondo round, insomma di un secondo giro di interlocuzione e consultazione. E da qui ecco appunto rivolgersi anche a Bologna Musei, settore biblioteche del Comune di Bologna. E come Anna Fiaccarini ora diceva, anche al Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna.
Nel frattempo, questa è una vicenda personale che ha nulla interesse, però io dal settore patrimonio, dal settore, perdonate, cultura del Comune di Bologna mi sono spostato per lavoro ad operare presso proprio l'ente Regione Emilia Romagna e il Servizio Patrimonio Culturale. Poco fa, ecco, appunto, erano collegate anche la dottoressa Francesca Ricci e la dottoressa Monica Ferrarini, che hanno dovuto lasciarci, hanno dovuto scollegarsi per altri impegni. E, si è collegata però la direttrice, come dicevo prima, del Servizio Patrimonio Culturale, Cristina Ambrosini, ed è interessante questo allargamento di soggetti e il fatto che Anna dicesse poc'anzi che effettivamente uno degli interlocutori principali in regione possa essere patrimonio culturale, perché effettivamente abbiamo notato anche dall'esposizione, dalla ricerca di Valentina e quelle che Anna anche ha sottolineato come delle criticità, che è un bene che vengano fuori, proprio perché nel momento in cui vengono fuori allora possono essere affrontate e si possono raggiungere risultati. Le criticità nella disparità di organizzazione del proprio patrimonio, questione della interoperabilità, e quindi ecco l'esperienza molto interessante di Etchmore, che peraltro ricordo in quell'incontro, insomma, faceva riferimento anche all'esistenza da più di un ventennio dell'esperienza gallica in Francia, che può essere considerato un punto di riferimento in qualche modo oltre Alpe, anche se anche lì con tutta una serie di criticità che hanno anche loro accumulato negli anni. Volevo giusto sottolineare che quello che Valentina stessa aveva detto prima riguardo a un altro progetto che è del Servizio Patrimonio Culturale, e l'aveva proprio raffrontato a questo, a questa ricerca, a questo studio che Valentina e Andrea Borsari hanno condotto, cioè quello che il Servizio Patrimonio Culturale ha fatto per la Regione Emilia-Romagna alla fine del 2021, che è stata più che altro una ricognizione sul territorio finalizzata alla definizione di linee di intervento appunto regionali sul patrimonio culturale digitale, non ultimo anche a seguito di queste nuove risorse del PNRR. E, ecco, effettivamente abbiamo tutti ascoltato la relazione di apertura di questo incontro da parte di Valentina Antoniol, e abbiamo, credo, tutti avuto l'impressione di quanta carne sia stata messa sul fuoco. Insomma, effettivamente i punti, le problematiche, si è partiti da appunto considerare quanto fosse fondamentale, ed è un argomento che ora è diventato, insomma, molto molto attuale rispetto alla trasposizione digitale delle arti performative, dello spettacolo dal vivo, eccetera, quanto apporti come discrimine l'esperienza spettatoriale, che è di difficile riproducibilità, per usare un termine beniaminiano, nel contesto digitale, nel momento in cui viene riprodotto, appunto, proprio per motivi sociologici, per motivi psicologici, esperienziali, di fruizione. E però, ecco, si parla
con la pandemia c'è stata un'esplosione di questo tema della digitalizzazione, anche di cose che prima con fatica ci si apprestava a considerare dentro al mondo della digitalizzazione, come appunto lo spettacolo dal vivo. Ma fortunatamente, insomma, in questa regione in particolare, ecco, c'è intanto una lunga tradizione di ordinamento del proprio riordinamento, di catalogazione, di indicizzazione del proprio patrimonio culturale. Già da tempo sono stati fatti interventi di digitalizzazione. Ecco, l'augurio è che sempre più si possa andare verso questa direzione, anche perché appunto ormai parlare di digital humanities è una questione di assoluta attualità e urgenza, e quindi mi associo alla domanda con cui ha concluso l'intervento Anna, cioè questa potrebbe essere proprio una bella occasione per riunire assieme tanti interlocutori diversi, ognuno con la propria specificità, per quanto riguarda il tema di cui si occupa, ognuno con le proprie esperienze, con le proprie competenze, per adesso non so se sarà come diciamo risultato finale un grande portale di tutti gli archivi, come suggeriva Anna stessa, che l'idea è molto suggestiva effettivamente, oppure invece una organizzazione che renda sempre più interoperabile, ecco, il dato catalogato digitalmente, che questo è sicuramente una delle cose fondamentali, e ci sia una discussione su quell'altro aspetto che ho trovato fondamentale, che era poi uno degli aspetti principali della ricerca della dottoressa Antoniol, cioè a dire da quali punti di vista approcciarsi a una traduzione digitale di fenomeni che sono nati per essere vissuti a stretto contatto tra fruitori e produttori nell'Iketnuk spazio-temporale. Ecco, credo che tutti questi temi siano di assoluta attualità e di assoluta urgenza. La pandemia forse ce li ha, come tanti altri temi, ce li ha resi più evidenti, ma ora ci pare chiaro che questo gruppo debba in qualche modo rafforzarsi e poter anche includere interlocutori altri, autorevoli, e quindi procedere da questo studio per evolvere in una fase 2.0. Ecco. Poi mi interesserebbe anche interloquire con quelli che non hanno partecipato fin dall'inizio come partner del progetto, ma che oggi mi sembra siano a tutti gli effetti degli interlocutori molto autorevoli, appunto, a cominciare dal patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna. Lascio la parola al prossimo intervento. Bene, grazie Loris Lepri. E il prossimo intervento previsto è quello di Marisa Villa dell'Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro Arena del Sole. Prego. Buongiorno a tutti. Io sarò brevissima perché in realtà quello che avevo in mente di dire è stato già detto brillantemente da Anna e anche da Loris, per cui li ringrazio perché, diciamo, sono assolutamente d'accordo. Siamo d'accordo, mi allineo. Quindi colgo, diciamo, questa occasione intanto per ringraziare, occasione, anche per me l'ho sentita più volte questa parola negli interventi di Valentina nostri,
Questo progetto è stata una bella occasione per porsi questo problema, almeno dal nostro punto di vista. È un problema che, come dire, sentivamo di avere, di cui sentivamo la necessità di un approfondimento, ma ahimè, diciamo, nel trascorrere dell'attività, del tempo e delle emergenze, è sempre difficile soffermarsi su questo. Quindi abbiamo avuto, grazie a questo percorso, l'occasione di prenderci un tempo per farci le domande di cui parlava Anna prima, per confrontarci su queste domande con altri, diciamo, partner, enti del territorio che non fanno magari esattamente lo stesso tipo di attività che facciamo noi, ma proprio per questo anche può essere arricchente, diciamo, dal punto di vista. La problematicità dell'argomento, le criticità sono state ben descritte prima, per cui diciamo, e anche il prezioso intervento del servizio insomma del patrimonio culturale della regione, a cui anche noi ci stiamo affidando per migliorare, ecco, per lavorare sempre più in una direzione sia di, come dire, catalogazione e possibilità di riordino interno e archiviazione, insomma, anche per la fruizione interna, ma soprattutto verso l'esterno. Per cui, niente, volevo anch'io ringraziare e mi aggrego all'auspicio che si possa continuare e proseguire in questo percorso. Bene, grazie anche a Marisa Villa. Adesso, se non sbaglio, il programma prevederebbe l'intervento di Maurizio Tarantino, che però può intervenire solo alle 5:30, no? E quindi può intervenire dalla macchina, non riesce a attivare la camera, quindi lo facciamo parlare senza camera aperta. Ah, d'accordo, prego. Allora, Maurizio Tarantino della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, prego. Vabbè, scusatemi, io ho la camera l'attivo, ma sono in macchina, sono in una situazione un po' precaria perché contavo di iniziare alle 5:30 da casa, ma ovviamente ho seguito tutta la relazione, insomma, il report di Valentina e anche tutti gli altri interventi. Ritengo tutto molto interessante e intanto il lavoro che abbiamo fatto è comunque un lavoro di condivisione di settori diversi, seppur tutti, diciamo, afferenti all'ambito della cultura, molto peculiari e diversi tra di loro, e quindi è un arricchimento, almeno per me personalmente, perché sono venuto a conoscenza di molte cose che probabilmente non avrei, diciamo, appreso così se non avessi avuto questa occasione, perché poi ognuno rischia di concentrarsi sul suo e di non vedere poi tutto il resto, appunto l'ecosistema che gira intorno. Siamo in un momento in cui comunque la questione digitale è all'ordine del giorno costantemente e non sempre, diciamo, a mio avviso ci sono dei filoni che poi portano a dei risultati, e spero che questo invece, come è già stato detto più volte, possa avere una prosecuzione, perché comunque io credo che a Bologna manchi un po' questo, cioè ci sono varie iniziative, però insomma niente di organico, di strutturale in grado di poter dare, diciamo, il dimensionamento intanto di cosa significa lavorare su un sistema digitale, diciamo, condiviso tra più istituzioni e poi chissà poi al di là di queste istituzioni rappresentate qui in questi incontri, chissà poi quanto altro materiale esiste anche che potenzialmente si può essere un processo di digitalizzazione, perché prima pensavo che in fondo, cioè, la questione di rendere un patrimonio digitale è chiaramente una questione intanto di renderlo fruibile, perché sennò poi fondamentalmente rischia di non esistere, perché è chiuso in un cassetto e di difficile, diciamo, percezione anche dell'esistenza di questo. Invece, diciamo, metterlo a disposizione vuol dire dare spazio alla scoperta e alla ricerca. Credo che sia una fonte importantissima proprio per la questione scientifica e di ricerca,
almeno per quel che riguarda il nostro settore, che è la musicologia, che appunto è il teatro. E quindi è chiaro che finché questo materiale non è, diciamo, fruibile, è chiaro che non esiste. Cioè esiste forse per qualcuno, qualche vero appassionato che va a consultare i cataloghi e trovare, diciamo, i titoli e incuriosirsi, oppure per chi lo fa proprio di mestiere, altrimenti rischia di sparire. Si tratta di una memoria collettiva che racconta la storia della nostra città, ma non solo, perché poi la nostra città è emblematica di un orizzonte molto più ampio, di un orizzonte europeo, se non mondiale, almeno per quel che ci riguarda. Se Bologna è patrimonio UNESCO della musica, un motivo c'è. E quindi secondo me potrebbe essere grande fonte di interesse, anche secondo me può sviluppare un interesse, anche perché no, perché turistico, sviluppare proprio perché conoscere, diciamo, i connotati della città, almeno per quel che ci riguarda sul piano musicale, io credo che come Bologna siano poche le città europee che hanno una storia di questo tipo. E trattandosi di storia, però, appunto, a parte qualche, diciamo, menzione sul sito, eccetera, eccetera, non si ha la contezza di tutto ciò. Quindi, per esempio, il maestro Toscanini, l'altro giorno, anzi, sì, ieri mattina, il nostro direttore delle artistiche è venuto con un programma di sala del 1924, che gli è stato dato dalla sua padrona di casa, perché lui è in affitto, ed è stata una cosa spettacolare, perché era un programma di sala del Nerone diretto da Toscanini. E neanche il Museo della Musica lo custodiva, perché il nostro archivio lo custodisce il Museo della Musica, ed è stata una cosa meravigliosa scoprirlo. Poi per chi ci lavora dentro è qualcosa di importantissimo, per esempio il sipario storico del teatro, che non esiste più perché andò, diciamo, in fiamme quando andò in fiamme il palcoscenico del teatro nel 1932, se non erro. Beh, quel sipario esisteva in quel disegno, perché poi all'epoca si disegnava, non c'era la grafica, e poi per esempio è custodito, so che una parte, diciamo, dei disegni delle, non so come definirle, non sono piante, insomma, della rappresentazione di questo sipario è custodito per esempio all'Accademia delle Arti. Quindi le cose poi sono già di per sé spesso collegate. E quindi la questione che mi è piaciuta molto anche della relazione sta nel fatto, appunto, dell'analisi di contesto, cioè fondamentalmente adottare un metodo che non può essere altro che un metodo scientifico, perché secondo me poi non c'è molta, cioè c'è forse una letteratura in materia, ma forse proprio molto specialistica, che è appunto la questione di quando c'è la digitalizzazione in sé, è un gesto meccanico, cioè significa digitalizzare un file audio, una fotografia, quello diciamo è il meno, cioè non è quello il problema, avrà sicuramente un impegno di risorse, un impegno economico, un impegno tecnologico, ma quello è il meno, perché appunto è il gesto meccanico. Tutto quello che viene prima e che quello che viene dopo è la parte più importante. Cioè, avere intanto, quando si parte con un progetto, per esempio, sapere che quel progetto si deve iniziare e finire. Quindi sapere di preciso quanti sono gli elementi da digitalizzare, il valore che hanno, l'importanza, è già un qualcosa per il quale avere la contezza che le risorse che si mettono per farlo debbono iniziare e finire, perché non si può lasciare a metà un valore di questo tipo. Poi dopo c'è una questione afferente a tutta una serie di informazioni di dettaglio che in qualche modo vengono che non sono accessorie, sono altrettanto fondamentali, cioè tutte le informazioni devono avere dei metadati che in qualche modo danno all'utente tutte informazioni che forse possono anche essere pensate come secondarie, ma in verità non lo sono, perché sono l'essenza stessa. Per esempio, se noi mettiamo digitalizziamo la locandina di un'opera o la foto, per me è importante che quell'opera lì ha chi è il cantante rappresentato nell'opera, chi è stato il maestro, il direttore, chi è stato, diciamo, tutta una serie di informazioni che se non le ho, non sto raccontando.
E quindi questa la questione, diciamo, dell'archiviazione e dell'inventariato è un mestiere importantissimo ed è quello che porta la maggior parte dell'impegno e delle risorse, perché poi in base a quello si restituisce il valore dell'opera. Perché molto di questo noi, man mano che stiamo facendo, adesso abbiamo iniziato, come dicevo, il fondo fotografico, molto di questo è del lavoro da fare, è proprio quello, cioè cercare di contestualizzare, perché sennò risultano comunque delle opere anonime, di cui si apprezza magari la bellezza, però mancano degli elementi. Non sempre il fotografo, per esempio, ha riportato dietro nell'etichetta, dietro la foto, chi è il soggetto rappresentato. Abbiamo scoperto, per esempio, che c'è una bellissima foto di Carla Fracci fatta sulla graticcia del Teatro Comunale con Bologna dietro negli anni 70, credo, e era totalmente... Cioè, nell'atto, per esempio, morta da poco... E in quel momento sarebbe stato importantissimo per noi averla, per testimoniare il fatto che comunque è stata una protagonista, la Fracci del Teatro Comunale, ha rappresentato la storia italiana della danza mondiale, possiamo dire, quindi sono tutti elementi che sono lì e quindi chissà quanti potrebbero ancora essercene e non sappiamo neanche di averli, perché poi dopo alla fine questo è il fattore fondamentale. Quindi al di là, io invece sulla questione invece del, come è stato poi anche detto, dello streaming, della presentazione, diciamo, mediata dal mezzo tecnologico per quel che riguarda lo spettacolo dal vivo, nonostante sia stato un grande fautore di questo, perché abbiamo cablato il teatro, acquistato la tecnologia, fatto molto per il streaming, adesso vedo che non c'è più, cioè non c'è più appeal. La questione dello streaming dell'opera è valsa molto ed ha suscitato molto interesse quando la gente era chiusa in casa. In questo momento noi abbiamo anche caricato recentemente 3 opere in streaming durante le festività natalizie, le visualizzazioni non sono affatto paragonabili a quelle che c'erano a suo tempo, insomma. E quindi secondo me quella cosa lì non funziona tanto, cioè io non credo che il pubblico sia molto interessato. Questo per quel che riguarda il teatro d'opera, il teatro, per quel che riguarda il cinema probabilmente no. Però insomma non è quello che attira. Invece è importante usare lo streaming, perché per avere, che non è streaming, è una registrazione, che successivamente può essere un documento storico da pubblicare, questo sì. Per esempio un'altra cosa importantissima che stiamo approfondendo in questo periodo è il sistema Atmos, che è un sistema di registrazione. Stiamo portando avanti questo progetto con Phonoprint e con la maestra, la nostra nuova direttrice, Oksana Liniv, perché per esempio noi abbiamo scoperto perché comunque non era proprio il nostro core di riferimento, però negli anni io avevo fatto indicizzare sia su Apple Music che su Amazon Music che su Spotify l'orchestra del Teatro Comunale. Diciamo, quando ho ripreso in mano lo strumento, ho scoperto che appunto su tutti e 3 i canali viaggiamo intorno ai 300.000 ascolti al mese, praticamente vivendo esclusivamente di eredità, nel senso che abbiamo tanti ascolti e siamo tra le orchestre più ascoltate d'Europa, perché in passato le case discografiche hanno caricato molti brani di Luciano Pavarotti registrati con l'orchestra del Teatro Comunale, che risulta con il profilo artista, esattamente come il profilo artista risulta Pavarotti o il maestro Shaili, che magari dirigeva in quell'occasione. E questo mi ha fatto capire che, ci ha fatto capire che noi ogni mese che facciamo una produzione sinfonica, per noi è molto importante registrarla in maniera ottimale, anche con le più moderne tecnologie, e lì sì, metterla su Spotify, sui canali on demand, perché lì per esempio c'è un mercato di gente che ascolta. La maggior parte degli ascolti, pensate, vengono dal Messico e dagli Stati Uniti, quindi quelli italiani sono anche i minori. Quindi diciamo, se andiamo a vedere le bobine che abbiamo su nastri magnetici degli anni 60-70, sono tantissime, del Teatro Comunale abbiamo i concerti jazz registrati con Miles Davis, cioè tutti, diciamo, con le eccellenze del jazz di quegli anni, perché allora il festival jazz si faceva al Teatro Comunale,
e sono lì, sono in queste bobine magnetiche, con anche il problema che la tecnologia per riprodurle inizia a non essere più reperibile. Cioè, noi abbiamo fatto un'indagine e non è stato semplicissimo trovare chi ce li può digitalizzare. Abbiamo anche sviluppato un progetto e partecipato al Fondo Cultura, adesso siamo in lista d'attesa, siamo stati ritenuti idonei, però insomma quello è stato, era qualcosa previsto molto per i comuni, più per le, meno per i teatri. Il fatto sta che non sapremo se, se mai saremo finanziati, vedremo l'anno prossimo, però per noi è di centrale importanza sviluppare e sensibilizzare su questo tema e soprattutto in qualche modo creare coscienza all'interno delle istituzioni pubbliche, amministrative, quindi la regione, il comune, perché questi fondi possano essere digitalizzati, perché sono impegni spesso triennali, almeno per quello che ci riguarda ci vuole tanto tempo e delle diverse persone che ci lavorano per poter chiudere questo discorso di digitalizzazione, metterlo anche su una piattaforma comune, come dicevamo, e creare un grande contenitore che però possa restituire alla ricerca, quindi con un database estremamente organizzato, perché sennò si rischia di avere un qualcosa di enorme dove ci si perde, non ci si orienta. Avere un grande contenitore di quello che ha rappresentato Bologna sul profilo culturale, secondo me è qualcosa di sterminato. Se poi ci mettiamo dentro le biblioteche, le edizioni di libri storici, eccetera, eccetera, veramente diventa un qualcosa di meraviglioso, che, di cui penso che possa essere un patrimonio, appunto, del che va ben oltre, insomma, i confini di bolognesi. Ecco. Quindi io volevo ringraziare per questa ricerca che è stata fatta, spero che possa servire alle istituzioni preposte per appunto darsi una linea di azione su questo, e spero ci possa essere una prosecuzione anche l'anno prossimo. Insomma, noi siamo estremamente disponibili perché appunto molto interessati in quanto parte in causa proprio, cioè noi abbiamo assolutamente un fondo che intendiamo digitalizzare e speriamo di trovare i partner adatti, compresi voi, per poterlo iniziare. Quello l'abbiamo già fatto, però soprattutto portare a termine è quello un po' più impegnativo. Grazie, scusate se mi collego dalla macchina, però è stato molto interessante e ci tenevo a intervenire. Grazie, grazie a te. Allora, Pierpaolo, subentro io? D'accordo. No, è giusto per farci vedere. Io ringrazio Maurizio, che ha fatto tutto un ragionamento ampio, e tutti quelli che sinora hanno detto che sarebbe una buona idea continuare il lavoro. Adesso poi, casomai, in conclusione proviamo a ragionarci. Intanto mi pare tra quelli che dovevano intervenire in prima battuta ci fosse ancora Barbara Busi di Art Air, quindi se è pronta le do la parola. Io sono qua. Allora, buon pomeriggio, grazie anche da parte mia, e ringrazio il professor Borsari e Valentina, insomma, che ci hanno accompagnato in questo progetto che per causa Covid si è anche allungato molto del tempo, ma è stato un piacere perché proprio ci ha permesso, come dire, di strutturare una serie di relazioni e di collaborazioni che ritengo siano già un valore aggiunto in sé, oltre al, diciamo, agli approfondimenti che è stato possibile realizzare. Io ho ascoltato Valentina oggi, poi mi ero guardata anche il, insomma, il report che ci aveva condiviso, e devo dire che in effetti guardandolo tutto insieme adesso ne emerge veramente una ricchezza e insomma una anche ampiezza di approfondimento che credo sia di grande valore, che non vada assolutamente dispersa da questo punto di vista, che io mi associo già dall'inizio a questa ipotesi di provare a dare continuità al lavoro che è stato svolto. Io mi sono segnata alcuni elementi che trovo, diciamo, nei quali mi ritrovo rispetto anche al lavoro che come Arter stiamo conducendo, e anche assieme in particolare al Servizio Patrimonio Culturale, saluto la dottoressa Ambrosini che vedo collegata, e che stiamo seguendo per il ruolo che ci caratterizza, quindi di
realtà che in qualche modo accompagna prioritariamente la regione, i propri soci e poi anche i territori nella programmazione e poi attuazione di politiche che permettano lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori, appunto del territorio regionale. E come vi dicevo, ritrovo nel rapporto vari elementi che noi stiamo incrociando nei percorsi che stiamo attivando. Allora, in primo luogo sicuramente la mappatura restituisce uno scenario di, diciamo in un qualche modo, disomogeneo, cioè che si caratterizza per esperienze anche di grande valore e di eccellenza, che rappresentano quindi dei casi di per sé di interesse in linea generale per il contesto, ma anche restituisce appunto una disomogeneità che evidenzia come spesso le istituzioni e le realtà che affrontano questo tema lo fanno un po', come dire, nel proprio isolamento, un po' atomizzate, cioè c'è una mancanza in effetti di sistema di relazioni su quale la regione sta molto lavorando e che evidentemente lo fa cogliendo nel giusto, perché emerge in effetti anche dall'analisi dei casi che sono stati presentati un po' un'atomizzazione delle esperienze. Emerge anche, come dire, un racconto della digitalizzazione come classicamente viene proposto, quindi un racconto di luci e ombre dove si leggono, diciamo, delle tensioni rispetto all'opportunità di procedere a un'ampia digitalizzazione del patrimonio, ma dall'altro lato emergono e si colgono interessi crescenti rispetto a questi processi e soprattutto una lettura sempre più consapevole del valore e dell'apporto che la digitalizzazione in sé è in grado di offrire al patrimonio in quanto tale, ma poi alle istituzioni che questa digitalizzazione attuano. E vengo qui a un terzo elemento che volevo stressare e che tiene al fatto che, secondo me, quanto emerge dal lavoro realizzato nel complessivo è che più che parlare di digitalizzazione sia giusto, e non è un caso che così si fa, sia bene parlare di transizione digitale. Questo lo dico perché la digitalizzazione in sé, e mi collego a quanto diceva Maurizio Tarantino prima, di per sé rappresenta effettivamente un processo anche molto meccanico. In realtà quello che rileva è la transizione e l'evoluzione che questa digitalizzazione porta. La transizione digitale è di per sé un processo complesso, lo hanno detto chiaramente chi mi ha preceduto, lo è sia in termini di gestione, perché comunque obbliga, come dire, le istituzioni che lo attuano, gli operatori che lo attuano, ad avere una visione ampia del progetto che vogliono realizzare, che guarda sia gli aspetti, diciamo, di obiettivo che l'istituzione si vuole dare, sia gli aspetti proprio di gestione con cui questo obiettivo lo si intende attuare, e poi anche di monitoraggio e adattamento nel tempo del processo stesso. Quindi da questo punto di vista la complessità della transizione sta sicuramente nella sua attuazione, ma sta anche nel fatto che, come dicevo, non attiene solo l'oggetto che viene digitalizzato, ma attiene in maniera più complessiva la realtà che lo realizza e la relazione di questa realtà rispetto a quello che è il proprio utente, proprio l'utilizzatore del prodotto o del servizio che questa realtà intende mettere a disposizione. Perché è complesso? È complesso perché le realtà sono complesse e attivare un processo di digitalizzazione, viene raccontato molto bene nel report, obbliga l'istituzione ad interrogarsi su molti elementi che vanno dalle competenze del proprio personale, che devono essere competenze idonee e spesso devono essere anche competenze interdisciplinari. Attiene il modello di business, se usiamo termini più economici, della struttura stessa e anzi tendenzialmente impatta sul modello di business della struttura stessa, perché la sollecita a ragionare
rispetto a un uso diverso del patrimonio e anche a ragionare sulla possibilità di costruire su questo, sul patrimonio digitalizzato, dei nuovi servizi. Attiene, è complesso perché attiene il sistema relazionale interno, dicevo, ma anche esterno, prioritariamente verso un utente che veniva raccontato molto bene prima. È un utente che cambia nel tempo, cambia in termini di bisogni e cambia in termini di richieste. E non è mai fermo questo cambiamento, è una trasformazione costante. Quindi, come diceva Maurizio prima, in fase di pandemia lo streaming è andato tantissimo, adesso iniziano ad andare più. E quindi questo obbliga a un adattamento continuo delle istituzioni e a una necessità di immaginarsi processi di digitalizzazione, ovvero di transizione digitale, adattabili nel tempo e quindi appunto gestibili con una visione che sia lunga e che non si ferma all'aspetto prettamente meccanico della digitalizzazione stessa. E poi sempre con riferimento alla dimensione relazionale, sollecita la transizione digitale, sollecita inevitabilmente l'istituzione a relazionarsi con altri attori, cioè non è un processo che può essere sviluppato in autonomia rispetto al contesto esterno. Obbliga a collaborazioni, obbliga a approcci, diceva prima Loris, di interoperabilità e quindi di necessaria collaborazione o allineamento rispetto a degli standard, rispetto a degli strumenti usati anche da terzi, quindi in un qualche modo impone un'apertura verso l'esterno e impone una nuove forme di collaborazione in un ecosistema di rapporti che è evidentemente sempre più collettivo e quindi traduce, diciamo, la transizione digitale in un processo che è collettivo per propria natura. Questo, secondo me, si riflette all'interno del report nella parte in cui emergono, in qualche modo sono stati focalizzati quelli che possono essere i fabbisogni che gli operatori esprimono. Perché emergono fabbisogni, si diceva, lo hanno detto anche chi mi ha preceduto, di avere degli strumenti o anche delle piattaforme comuni, fabbisogni di favorire processi di interoperabilità e quindi allineamento a standard, conoscenza di strumenti che favoriscono l'interoperabilità, il tema di interfacce comuni, fino ad arrivare alla necessità di avere maggiore possibilità di relazionarsi con enti di ricerca piuttosto che agenzie specializzate, la necessità di conoscere in maniera più approfondita best practice e avere possibilità di scambio rispetto a queste best practice, la necessità di fare anche degli approfondimenti di tipo tecnico e anche giuridico, per esempio tutto il tema dei diritti, fino ad arrivare chiaramente anche ha la necessità di avere anche dei finanziamenti, quindi dei supporti per la realizzazione degli investimenti. Quindi diciamo, ne emerge un sistema di fabbisogni che da un certo punto di vista, come dire, sono un richiamo a, da un lato, uscire da una dimensione un po' atomizzata, che era la cosa che dicevo all'inizio, cioè quindi potersi muovere in un contesto di relazioni che aiuta, che supporta, che aiuta a favorire degli scambi, che aiuta a conoscere pratiche, che aiuta a entrare in contatto con fornitori o partner utili, che aiuta anche a essere momento di approfondimento e di conoscenza e di sviluppo di competenze che magari mancano. Il tutto legato ai finanziamenti. Quello che posso dire, e su questo chiudo perché poi immagino che anche la dottoressa Ambrosini sicuramente potrà aggiungere da questo punto di vista, che per fortuna lo scenario nel quale ci stiamo muovendo e che ci attende anche nei prossimi mesi è uno scenario comunque che sta ponendo le basi affinché si possa arrivare a dare delle risposte sempre più efficaci e sempre più strutturate, come diceva Maurizio, a questi fabbisogni. Già sul livello regionale, come dire, la regione sta facendo tanto, il servizio patrimonio culturale sta facendo tanto, proprio anche nell'ottica di non solo dotare gli operatori di strumenti comuni, ma anche di favorire proprio questo tema di scambio di buone pratiche, di conoscenze di buone pratiche, in un'ottica anche veramente molto concreta, tesa proprio a
non tanto raccontare la pratica in sé, ma capirne il funzionamento, cioè dare a chi ascolta, chi entra in contatto con la pratica, quegli strumenti di paragone rispetto al proprio contesto e quindi inevitabilmente di scalabilità di queste pratiche all'interno del proprio contesto. Oltre questo, come dire, la stessa programmazione regionale e via più anche quella nazionale daranno nei prossimi mesi grandi opportunità anche da un punto di vista di finanziamenti. Quindi, come dire, ancora di più le azioni che si stanno facendo di preparazione o, come dire, di rafforzamento delle competenze delle istituzioni e degli operatori hanno uno sguardo lungo rispetto a delle opportunità che sicuramente ci saranno nella nuova programmazione regionale, perché i nuovi fondi, diciamo i nuovi programmi operativi regionali, quindi i nuovi fondi che la regione metterà a disposizione, hanno proprio dei filoni dedicati al tema della digitalizzazione, della transizione digitale, del sistema culturale, del patrimonio culturale, quindi lì di certo ci saranno delle opportunità, parimenti ci sono amplissime opportunità sulla dimensione nazionale, dove il PNRR ha programmato e sta programmando milioni di euro a supporto di questi processi. Chiaro è che, e chiudo, io credo che il richiamo più importante da fare sia quello di sottolineare la natura collettiva di questi processi. Non è un caso, credo, che in questo progetto ci siamo trovati con attori anche molto diversi, che vedono il tema da punti di vista diversi, ma perché questo tipo di tema non può che essere letto in un'ottica di base di cross settorialità e interdisciplinarietà, ma in generale è proprio un processo che impone di essere affrontato in maniera collettiva. Quindi io credo che in piccolo lo si sta facendo in questo progetto, lo sta facendo la regione anche in altri filoni di attività, ed è su questo che, insomma, che si deve continuare a lavorare proprio per creare quel substrato di ecosistema e di rapporti che poi dà gambe al singolo progetto di digitalizzazione che la singola istituzione può portare avanti. Grazie. Grazie a lei. Andrea, io a questo punto, visto che è stata chiamata più volte in causa, chiederei se è disponibile un intervento, visto che abbiamo anche, insomma, la fortuna di averla qui, della direttrice del Servizio Patrimonio Culturale, Cristina Ambrosini. Grazie, io molto volentieri, se lei è disponibile. Io ringrazio, mi sono collegata semplicemente perché mi sono ritagliata il tempo nel mio pomeriggio, purtroppo non ho potuto ascoltare la prima parte, ma la tavola rotonda l'ho seguita tutta, non ho assolutamente preparato nessun intervento e anzi vi chiedo la possibilità di ricevere il rapporto, così perché lo vorrei studiare attentamente, sono molto interessato. Lo pubblichiamo per tutti. Certo, certo. Quindi le mie impressioni a caldo ascoltando gli interventi molto molto interessanti che entrano nel vivo del tema, e vi dico, come responsabile del Servizio Patrimonio Culturale della Regione, come diceva adesso Barbara, queste tematiche sono di un'attualità sconcertante, ma perché adesso si sta sedimentando e sta maturando all'interno di più e più soggetti la responsabilità non più eludibile di un rapporto con la sedimentazione del patrimonio, di tipologie diversissime, che impone ora, ma diciamo ce ne accorgiamo adesso, ce ne stiamo facendo carico adesso in maniera rilevante e a tutti i livelli, ma non è che il patrimonio e le problematiche di archiviazione, di catalogazione, di digitalizzazione non fossero note anche qualche anno addietro, diciamo. Si sono però affrontati i temi in maniera, come si diceva, poco
cross settoriale, per cui in alcuni casi si sono sviluppate delle esperienze di vera eccellenza che però magari hanno affrontato le caratteristiche peculiari di alcune tipologie di beni e non invece nell'insieme della problematica in generale. Ascoltandomi mi veniva in mente, ma anche lì facendo riferimento a magari casi e situazioni che mi hanno toccato più da vicino nell'esperienza professionale e istituzionale, alla digitalizzazione di patrimoni immateriali legati per esempio a dei saperi e delle tecniche, a delle abilità. Sto pensando per esempio alla candidatura della tecnica di realizzazione dei merletti in Italia, perché ci sono una marea di specifiche tecniche di realizzazione del merletto che costellano tutta la penisola. Ecco, per esempio ci si stava interrogando, e spero che il dossier stia andando avanti in qualche modo, sempre all'interno della candidatura UNESCO Patrimonio Immateriale, ci si interrogava su che cosa vogliamo davvero garantire alla memoria al di là dei prodotti concreti realizzati. La tecnica, le tecniche, gli strumenti, come si muovono le mani, l'esperienza sociale, la storia di queste tradizioni. Ecco, per cui anche il tema del documentare in modo corretto, prima appunto Maurizio Tarantino diceva, noi dobbiamo anche capire, in interventi precedenti, dobbiamo capire che cosa vogliamo tramandare, che cosa non possiamo perdere, per chi, in che modo. Voi capite che alla base ci sta una necessaria ricerca approfondita che non deve perdere le punte di specializzazione, ma che deve alzarsi per capire davvero che cosa vogliamo passare di questo patrimonio intangibile, che ormai anche in percentuale e come rapporti valoriali si sta incrementando tantissimo. Quindi credo che ricerche come quella che è stata svolta e che ho semplicemente assaggiato indirettamente dagli interventi, ma che credo sia stata molto seria e ben condotta con questo spirito collettivo, debba fare da cassa di risonanza per andare avanti a continuare con questo approccio, perché il tema della digitalizzazione dei patrimoni di tutti i tipi è veramente la priorità di questi anni, perché per tutta una serie di motivi che a me sono presenti per il tipo di esperienza professionale che ho e che svolgiamo, questi sono gli anni in cui masse di patrimoni rischiano la dispersione, uno perché non sono mai stati fatti oggetto di ricognizione, due perché dobbiamo ragionare con categorie di depositi di materiali che sono in realtà non depositi inteso come scrigni o serbatoi di conoscenza pronti ad essere utilizzati, ma sono magazzini generici in cui il materiale non si conserva neanche più perché non sappiamo neanche cosa ci sta dentro e questo è un problema reale. Sono anni delicati perché tante istituzioni, fonti di memorie incredibili, di documentazioni strepitose ma anche sterminate, si stanno dissolvendo. E come si diceva prima, intanto per quanto riguarda gli archivi fotografici, gli archivi sonori, ma anche molti altri archivi di altre tipologie, sono in una fase storica davvero molto delicata. Quindi a accelerare sugli affondi metodologici e anche la messa a fuoco e la condivisione degli indirizzi che vogliamo avere, di che cosa vogliamo appunto conservare per nuova vita, perché sono la base di nuova produzione culturale della nostra essenza. Dall'altra, fare un ragionamento molto serio, che a livello accademico e scientifico è già disponibile, su concetti di selezione, perché l'archiviazione pone anche questo tema.
Basta, mi fermo qui e vi ringrazio perché vi ho seguito solo dalle 16, ma gli spunti sono stati davvero molto, molto validi e per noi, per Loris, per il lavoro del servizio rispetto alle prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi appunto, Loris lo sa bene, è coinvolto direttamente, stiamo già procedendo a delle ricognizioni speditive ma a larghissimo raggio sulle tipologie dei patrimoni dei nostri istituti culturali presenti in regione. E siamo molto attivi sul tavolo di coordinamento delle regioni insieme al lavoro col Ministero per mettere appunto questo piano nazionale, no, della digitalizzazione. Grazie. Grazie a lei. Questa convergenza ci fa un po' che farci molto piacere, poi si tratterà di capire come dare corso ad alcune delle suggestioni che sono emerse. Però prima di dire due cose, io aspettavo se c'è qualcuno che vuole fare domande e considerazioni ulteriori, anche se non ci è rimasti in tanti, però se c'è qualcun altro ben volentieri. Può sgridare la Valentina invece di farle solo dei complimenti, non so, vedete un po'. Scherzi a parte, no, se non c'è nessuno, io non vorrei. Ho visto accendersi, qualcuno voleva chiedere la parola, no? Andrea, sono Elena Valle, volevo cogliere l'occasione, visto che siamo in un consesso quasi di addetti ai lavori, volevo ringraziare Valentina per questo lavoro, questa ricerca, e anch'io mi associo alla dottoressa Ambrosini per poter leggere poi il report nel suo complesso. Il tema, e mi allineo quindi sul commento, sulla necessità espressa sia da Maurizio Tarantino che da Barbara Busi rispetto all'idea della transizione digitale, che il processo quindi di catalogazione, acquisizione digitale è solo l'incipit di quello che invece è il processo di creazione di nuovi contenuti e di remissione di questo materiale afferente al patrimonio per offrire nuove modalità di fruizione, nuovi modelli di ispirazione di questo materiale. E come diceva anche la dottoressa Ambrosini, l'aspetto importante, l'interesse che negli ultimi anni il sistema regionale dei musei, lo stesso processo che si sta conducendo all'interno dei teatri sia funzionale per poter disegnare davvero dei modelli di fruizione che vadano oltre sicuramente l'idea di uno streaming, che è stato appunto una modalità che ha permesso in tempi di pandemia di poter stare vicini alla cultura, ma credo che sia sempre più determinante trovare insieme alle istituzioni, insieme alla regione e insieme anche alle ricerche che si svolgono e si sviluppano a livello accademico, riuscire a insieme a trovare veramente quelli che sono i segnali che il pubblico dà per riuscire a dare di questi archivi digitalizzati una nuova vita che non sia solo conservativa. Ecco, questa è la nota che io sento verso la quale la ricerca potrebbe davvero continuare attraverso mappature di casi eccellenti, ma soprattutto magari proprio la progettazione, la coprogettazione insieme ai musei, ai teatri, a tutti gli enti che si occupano di non solo conservazione, ma mi viene da dire rigenerazione, riattivazione di questo patrimonio attraverso altre forme di fruizione. Questo era il mio commento e volevo quindi ringraziarvi per questo pomeriggio di confronto. Bene, grazie anche a Elena Vai che ti ha dato ulteriori stimoli. Sì, interrogarsi su altre forme di fruizione era appunto un po' il focus teorico, diciamo così, ma anche pratico, molto pratico, di questa ricerca. Comunque, visto che prima sono stato troppo rapido, c'è qualcun altro che vuol dire intervenire?
proporre ulteriori riflessioni. Abbiamo ancora qualche minuto, si può fare tranquillamente. Siamo tranquilli. Pierpaolo, volevi aggiungere qualcosa, visto che sei qui anche dall'inizio? No, grazie, ascolto volentieri, ma non paura di interferire con... Ma non aver paura, non si interferisce mai. Allora una curiosità ce l'ho, però lasciarla collassare. È quella relativa alla possibilità di aver intercettato, intuito, come tutti questi processi, quello che avete chiamato ecosistema, si stia eventualmente traducendo anche nella prospettiva delle poetiche, nella prospettiva dei linguaggi e delle forme di espressione, cioè se è rilevabile una qualche incidenza anche dal punto di vista proprio delle forme attraverso le quali si esprimono le varie creatività e di come stiano eventualmente impattando sulle poetiche tradizionali, perché cioè, se la pandemia ha messo in discussione complessivamente il sistema, lasciatemelo chiamare così, delle arti, ha qualche cosa di potenzialmente d'avanguardia. Allora mi chiedevo se c'è la traccia di questa trasformazione potenziale. Vuoi rispondere tu, Valentina? Io qualche idea ce l'ho, ma non... E allora se tu qualche idea ce l'hai, vai pure avanti, ti lascio. No, no, prego. No, prego. No, veramente. No, devo dire che questo è stato uno degli elementi di risulta della ricerca, non era uno dei suoi pochi principali, anche se nel momento in cui ci ha messo a interagire con i problemi dello spettacolo dal vivo, è emerso con chiarezza che c'erano anche delle opportunità, anche se in alcuni casi erano abbastanza limitate, in altri, per esempio quello musicale, c'è una forte propensione a valorizzare la modificazione delle forme creative che comporta l'impatto con la dimensione digitale, cioè in sostanza cambia il tipo di musica che si fa e il modo in cui si interagisce tra musicisti, il modo in cui la si compone, il modo in cui la si esegue, quindi anche molto probabilmente delle poetiche molto più legate all'elemento, diciamo, macchinico, che peraltro nell'avanguardia musicale del Novecento hanno avuto tutto un trascorso al quale forse è più semplice ricollegarsi nel momento in cui si innesca il meccanismo del passaggio al digitale come elemento o obbligato o preferenziale. Però questo potrebbe essere in realtà un bello, a proposito di sviluppi possibili, un bel tema da mettere a fuoco ulteriormente, anche perché ne va qui di quella dimensione creativa che è riservata non solo alle industrie, ma anche alla produzione culturale complessivamente. Quindi è qualcosa che mi sembra estremamente rilevante. Però la mia è una reazione, diciamo, personale, nel senso che non è stato il tema, come dicevo, messo a fuoco dalla ricerca in modo centrale. Però adesso che mi ha fatto parlare e ci ha riflettuto, risponderà anche Valentina. No, allora in realtà nel senso che ci sono degli altri esempi che poi rispetto a questa tua domanda, Andrea ha riportato l'esempio della musica, però effettivamente di questo aspetto, insomma tra i molti della ricerca, sul report si ritrova molto gli interventi in particolare di Barbara Regondi di ERT e di Nicola Borghesi della compagnia teatrale Kepler 452, i quali avevano proprio messo in luce come ci sia stato proprio un adattamento in un primo momento della pandemia nel trasportare una trasposizione secca, direi sostanzialmente, dei materiali verso il digitale per metterli, che ne so, sui canali YouTube, per esempio, di ERT. Però da un certo momento in avanti si sono resi conto di quanto questa cosa potesse risultare uno strumento piatto da un punto proprio di vista di linguaggio, quindi noioso, perché la trasposizione fatta soprattutto senza nemmeno una regia di tipo
tipo cinematografico rendeva veramente una camera fissa, cioè neanche Hitchcock, cioè un piano sequenza unico praticamente, mentre fondamentalmente da un certo momento in avanti, e queste erano un po' anche, diciamo, le espressioni dei contenuti positivi della trasposizione al digitale, cioè di coloro che dicevano sì, c'è una vita anche per lo spettacolo dal digitale come nativo digitale, cioè lo spettacolo dal vivo come nativo digitale, e quindi tutto il pensare già per il digitale, quindi creare una nuova maniera anche di fare teatro, in questo caso teatro di prosa, e tutta l'esperienza di cui ci raccontava appunto in uno dei due seminari borghesi del teatro interstiziale andava proprio in questa direzione, nel dire proprio come la pandemia avesse dato respiro a, la dico con le tue parole, una nuova forma di poetica, direi in questo caso di poetica dal punto di vista teatrale, ecco. E quindi anche io ho risposto fondamentalmente con un esempio, però effettivamente questo mi sembra colga bene il punto, cioè di quella sezione dello spettacolo in digitale, che a un certo momento ci si è resi conto che non bastava più una semplice trasposizione, ma che era necessario creare qualcosa appunto di diverso. E il punto è questo qualcosa di diverso, che è uno dei temi che è rimasto in sospeso, serve per, diciamo, ridare attenzione a quelle che erano le classiche forme di produzione e fruizione dello spettacolo dal vivo, oppure va in un'altra direzione e va a creare un prodotto che è proprio diverso e che quindi forse potrebbe anche portare a, nel senso, una certa riconoscimento di obsolescenza di quelle che erano forme, diciamo, precedenti, mi sta venendo antiche, ma insomma non vorrei mancare di rispetto assolutamente a queste forme, e quindi insomma precedenti di forma. Io insomma, queste sono tutte, diciamo, ipotesi aperte, che la bellezza secondo me di quella parte della ricerca è stata proprio vedere come c'erano anche, ho cercato di metterlo in luce poi insomma nel report, c'erano anche proprio posizioni diverse, quindi non è che siamo arrivati ad una sintesi di fatto di questo aspetto. Non so, se insomma... Sì, alla grande, grazie. Comunque, varrebbe la pena, faccio un progettino e pensare a fare una ricerca specifica, questo sì. Altri che vogliono chiedere qualcosa, intervenire? Se non c'è nessuno, dico due cose io, ma se qualcuno c'è, vedo Anna Fiaccarini che si è protesa in avanti, ha una postura fisica che parla del bisogno di parlare o di andarsene. No, lascio a te la parola, no, volentieri. No, se vuoi dire qualcosa, c'è tutto il tempo. Sai. Penso che sia molto interessante la riflessione delle nuove forme della fruizione, e per ritornare ancora a quello che ho detto molto frettolosamente all'inizio, sicuramente anche il cinema, che per noi, come sapete, va fruito in sala, perché così erano le origini della fruizione, e sicuramente anche e ancora da sperimentare anche negli spazi all'aperto. Cioè quello che è fondamentale è la condivisione, no? della fruizione del cinema. Per questo citavo queste esperienze molto evocative fatte in un'epoca in cui non si poteva uscire, non si poteva certamente stare nelle sale. Però credo che quello che è stato detto dalla direttrice del Servizio del Patrimonio Culturale, anche da Elena, molto sollecita tutti noi a ripensare anche alle modalità di fruizione dello spettacolo, e sì, è una bella sfida, mi piacerebbe proseguire con voi in questo percorso di ricerca. Grazie. Quindi altri che non vogliono dire nessuno? Andrea, visto che posso aggiungere questa esperienza a livello nazionale, che ha già avuto un impatto perché è andata in tournée in 3 paesi, condotta da parte della Fondazione Ater Balletto, che quindi ha una dimensione nazionale, legata nello specifico alla performing art nel campo della danza. Per cui è stato un progetto condotto a livello europeo di nuovo modello che ha cambiato completamente il modello sia di fruizione, ma come diceva Valentina, già nella produzione
della coreografia si assumeva la tecnologia virtuale come mezzo per costruire la scenografia all'interno della quale il coreografo progettava appunto la sua performance, e i ballerini sono stati invitati quindi a performare in un tempo molto più limitato, perché poi il prodotto è stato veicolato non nei teatri ma in una dimensione privata. E quindi la risposta che potremmo dare, risposta non è una risposta, questo è un altro caso che si aggiunge a quelli elencati da Kepler o da, non ricordo il primo caso citato da Valentina, rispetto a quanto le nuove tecnologie possono permettere già in fase di progettazione condizionare la produzione culturale, e quindi c'è uno spartiacque probabilmente, modelli culturali di fruizione pre-pandemia che durante la pandemia hanno dovuto subire un adattamento, ma in questo nuovo adattamento si è formato un nuovo modello culturale in termini proprio di progettazione del prodotto culturale. Quindi anche sul cinema, magari Anna, seguendo il commento di Anna, sicuramente ci saranno delle aperture rispetto a nuovi spazi all'interno dei quali le comunità possano riunirsi per fruire dei contenuti audio-video, mi viene da pensare. E quindi questo è un margine di ricerca molto molto creativo, molto interessante. E secondo me è legato chiaramente al potenziale che le tecnologie ci possono così consentire, permettere, soprattutto in termini di multicanalità, multimedialità. E direi che con questo chiudo. Grazie dell'appendice. Io sì, credo avevamo anche abbozzato qualche idea che sarebbe pure da riutilizzare nel caso di sviluppo. Per esempio, quando abbiamo cercato di portare un regista, visto che adesso è rientrato Maurizio, avevamo provato a fare intervenire Micheletto, che è uno che si era specializzato in fase di pandemia, ma già aveva cominciato prima, quindi c'è una continuità e un'evoluzione, non è semplicemente che sotto la pressione selettiva, diciamo così, per fare i darwiniani da operetta della pandemia, si perfezionano e si articolano ulteriormente. Micheletto aveva cercato di pensare alla rappresentazione della opera, nel senso tradizionale del teatro d'opera, all'interno di un preordinamento digitale che ne cambiasse già l'esecuzione primaria. Quindi, anche se quello è un altro campo aperto, volendo dire, nel quale ci sono molti possibili sviluppi. Comunque, se nessuno ha più nulla da aggiungere, il che mi fa sempre piacere, non è un tentativo di tagliare alcuni. No, guarda, volevo solo aggiungere una cosa al volo a proposito di questo. No, ecco, Maurizio, che sei celato, dici. Mi collego, costantemente. No, la prima della Scala, quest'anno, il 7 dicembre, che era con la regia di Livermore, è stata, sapete che la fanno sempre in contemporanea sulla Rai, no? È stato fatto con due regie diverse, cioè è stato fatto una regia per il pubblico in sala e poi tramite le nuove tecnologie è stato implementato proprio tutta una diciamo un patching all'interno della scenografia, quindi la wow inserita a Maurizio. Prova a parlare. Vabbè, provo di nuovo. Aspetta, Vabbè, ci provo. No, volevo dire che mi senti meglio adesso? Sì, vai. Dunque, volevo dire che proprio alla Scala, la prima della Scala, che è stata fatta a dicembre per la Livermore, utilizzava una regia per il teatro, quella che il pubblico vedeva in sala, e invece sulla Rai andava in scena un'altra regia che prendeva
degli elementi dal teatro, il 70%, ma ci introduceva un 30% di animazioni 3D che in qualche modo rendevano la scenografia totalmente diversa e inserita in dei contesti spettacolari di alcune delle telecamere con delle posizioni particolari, insomma questo è all'ordine del giorno, cioè la rivoluzione della messa in scena con uso, diciamo, delle nuove tecnologie è assolutamente all'ordine del giorno. La questione è più di fruizione che di altro, perché mentre questa cosa si fanno sui canali mainstream in TV per il cinema, Micheletto per esempio aveva prodotto Gianni Schicchi per il cinema, cioè quando si fanno questi esperimenti sì, quando li si produce esclusivamente per il web, allora lì c'è tutta la questione economica che non è sostenibile, le azioni non si mantengono perché il web paga poco o non paga, mentre quando si fanno le operazioni per la televisione eccetera eccetera si fanno anche grandi salti tecnologici. Spero che si sia sentito bene, comunque volevo solo così fare questa coda. No, chiarissimo. D'altra parte, appunto, è uno degli spunti possibili quello delle varie dimensioni di elaborazione di nuove strade e di nuove modalità di espressione, produzione e anche fruizione. Pierpaolo, sei rientrato in immagine, vuoi dire qualcosa? No, l'hai sostanzialmente detto tu, nel senso che anche sulla base delle risposte che insomma mi chiariscono un po', mi schiariscono le idee, mi consentono di schiarire le idee. Forse l'aspetto più interessante non sono tanto quelle che si potrebbero definire poetiche di emergenza o adattamenti contingenti e contestuali, ma vedere se sono prodotte proprio delle fratture, cioè per stare dentro al paradigma evolutivo degli esattamenti, cioè qualche cosa che adesso avrà una prospettiva di evoluzione indipendentemente dalla contingenza. Tutto quello che abbiamo detto secondo me è a cavallo tra i due, però sì, qui più c'è comunque la rifunzionalizzazione di elementi già presenti, anche esattamente, quindi questo sicuramente non... Questo sicuramente. Altri vogliono aggiungere? Loris, chi non ha avuto la seconda possibilità di intervenire? Loris, Barbara? Io direi giusto una cosa, che adesso naturalmente il lavoro di Valentina seguito da te, Andrea, verrà reso pubblico eccetera, ma credo che questa sia stata veramente un'ottima occasione, ce lo siamo detti e quindi sembra quasi pleonastico insomma ripeterlo, un'occasione per mettere insieme delle interlocuzioni niente affatto banali su un tema assolutamente cogente e urgente, e la presenza qui da una parte di Elena Vai e dall'altra della dottoressa Ambrosini, che ci riunisce con delle nuove prospettive sia da un punto di vista della interazione, no? Tanto per citare proprio l'acronimo di CRIC, con le industrie culturali creative e con il lavoro di digitalizzazione sul patrimonio, per rivitalizzarlo, eccetera, è sostanzialmente il tema di oggi che oltre appunto a creare nuove poetiche, perché appunto se si creano linguaggi ibridi nuovi eccetera, è il tema fondamentale probabilmente dell'arte contemporanea. Ecco, non vorrei dire un'esagerazione, ma insomma siamo da queste parti. Quindi ecco, per questo mi sembra raccogliere anche quel che c'è di utile proprio da questo lavoro e cercare di ottenere qualcosa collettivamente in un secondo round a partire da questa esperienza con una nuova esperienza di questo tipo, 2.0 come dicevo prima. Bene, qualcun altro?
tutti paghi. Valentina, vuoi aggiungere qualcosa? No, io in realtà mi sembra che insomma sono, cioè, non aggiungere nient'altro che se non ricollegare alcuni elementi interessantissimi che sono stati messi a fuoco dai vari interventi della tavola rotonda, però insomma sarebbe nient'altro che una collection. Beh, se vuoi iniziare. No, davvero. Va bene così, grazie. Dunque, c'eravamo dati alle 18, datemi solo 3-4 minuti per ricollegare pochissimi elementi, ci sarebbe da ricollegare parecchi in effetti. Io volevo semplicemente enfatizzare in questo ampio resoconto, che nella forma scritta è anche molto più ampio, perché sono una trentina di pagine, forse di 40. Più. 40 pagine di rapporto, la forma sintetica già di oggi pomeriggio era molto densa e vasta, conteneva tantissimi temi. Io credo vadano tutti seguiti nel dettaglio, perché poi l'utilità di una ricerca è anche quanto porta in più di conoscenza. Certamente, dovendo stringere su qualche punto essenziale, io direi alcune cose molto semplici. Una che mi sembra sia emerso al di là della ricognizione che ha fotografato lo stato dei processi di digitalizzazione in alcune istituzioni culturali significative della realtà bolognese, regionale o prima di tutto cittadina, e quindi la fotografia è quella che ci siamo detti, non bisogna tornarci sopra. Sono emerse diverse spinte. Una prima, che su cui tutti hanno trovato una convergenza e che mi fa molto piacere, è la dimensione del coordinamento. No? Questo tipo di intervento richiede il prima possibile delle piattaforme unitarie, delle tipologie, dei metodi unitari o comunque che si parlino tra di loro. Io sono rimasto molto impressionato, per esempio, da una delle varie conversazioni che abbiamo fatto, quella con il responsabile di GMOR, cioè della Digital Humanities di Unimore, che Matteo Alcalà, che racconta come tuttora il sistema bibliotecario viva di una sorta di bottom up, cioè di una serie di cose, di informi che man mano cercano di collegarsi, che hanno dei livelli di degli scalini interni, dei punti di non comunicazione o cose simili. Quindi il coordinamento, che vuol dire anche coordinamento nelle azioni, non solo nelle modalità di connessione, di digitalizzazione, di catalogazione e di archiviazione. Il secondo punto è ovviamente quello della richiesta di far convergere su queste istanze, assunto come è stato fatto da tutti, la centralità dei processi di digitalizzazione rispetto sia ai beni culturali che ai patrimoni già esistenti, eccetera, la necessità di far convergere dei finanziamenti adeguati a costruire un ponte attendibile, non degli avviare alcuni pezzi, poi come è successo, se guarda, anche un'altra delle cose che abbiamo verificato in certi settori, anche di più, negli ultimi 20-25 anni, gente che fa un gran lavoro, poi lo blocca lì e basato su degli standard non più comunicabili, diventa una cosa complicatissima. Quindi converge i finanziamenti in modo da procedere per unità di lavoro conchiuse. E il terzo elemento che volevo invece sottolineare, mi fa molto piacere che molti abbiano parlato della dimensione concreta di questa ricerca, sia io che Valentina, anche se a titolo diverso, siamo filosofi di formazione, gente che di solito viene trattata come si occupa solo di robe astratte. Ecco, avere un riconoscimento di concretezza, vi chiamiamo a fare da testimoni quando ci accusano di queste cose in futuro. Un riconoscimento di concretezza è un elemento utile, nel senso non così di soddisfazione personale, ma quello che va sancito qui e mi pare molto importante, che la sfida, una delle sfide che c'era all'interno di questo progetto, cioè di tenere sempre insieme l'apertura dei problemi generali che si pongono nell'impostare i processi di digitalizzazione, uno per tutti, quello
che abbiamo sintetizzato nella formula paradossale, percepire il digitale dal vivo, cioè qualcosa che in qualche modo mette insieme distanza, macchina e presenza fisica e corpo. Ecco, il tenere sempre aperti questi problemi, non in un modo così dopo lavoristico, adesso ci mettiamo il supplemento d'anima, ma per capire in quale direzione poi orientare le scelte di definizione anche delle politiche, nel senso delle politics, cioè delle scelte operative sulle quali investire. Ecco, tenere sempre insieme questa riflessione alla riflessione anche più specifica, più tecnica, e dare la possibilità di chiedersi dove stiamo andando rispetto a delle scelte che vengono sgranate nelle loro potenzialità, anche come diceva giustamente Valentina, nelle loro diverse, nei loro diversi orientamenti, cioè sono sempre, si aprono anche dei conflitti di conoscenza, non delle vie univoche. Però tenere sempre questa connessione, che poi giustifica anche il senso della presenza di un'organizzazione, di un organismo di ricerca basato nell'università in questo contesto, mi sembra uno dei punti acquisiti importanti da questa ricerca, ecco, diciamo, che voleva si dimostrare, ma già sembra che ci siamo abbastanza riusciti. Quarto e ultimo elemento, perché non voglio intrattenervi ancora a lungo, ho chiesto pochi minuti, è quello del... c'è alzato la mano per parlare? No. Il quarto e ultimo elemento è quello del dare un seguito, che ripeto, pure mi fa molto piacere. Dare un seguito significa ovviamente fare base sul gruppo di ricerca che abbiamo costituito, ampliarlo se opportuno e individuare, come sapete, questa ricerca nasce da una costola di quella che era UrbanBo, cioè un organismo che si era impegnato a sollecitare l'economia locale bolognese in modo che rendesse disponibile una certa quota di finanziamenti per ricerche collegate a diversi dipartimenti universitari. Erano parecchi, ne sono state finanziate parecchie, già però un contesto che si è conchiuso. Quindi invito tutti i presenti a una riflessione su un possibile tavolo da aprire in luoghi e nelle forme opportune. Non mi sento adesso di indicarli, perché non saprei esattamente quali fossero. Così proviamo a fregare di nuovo la Valentina al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per farle continuare. Scherzo, non è fungibile, ma troveremo il modo di proseguire anche con lei, ma non solo con lei. Quindi l'ultimo punto è questo, cioè il proseguire mi sembra importante, il mantenere aperti il lavoro di questo gruppo di ricerca è anche una soddisfazione, una scommessa vinta. Proviamo un po' a pensare insieme, poi magari ci possiamo dare degli spunti più avanti, e come, in che contesto, con quali di nuovo connessioni, saperi coinvolti, articolazioni istituzionali, darle appunto la possibilità di svilupparsi ulteriormente. Ma l'università dovrebbe servire anche a questo, a dare una sponda di riflessione più ampia che consenta alle scelte anche operative di avere maggiore chiarezza sugli obiettivi da perseguire. Questo, ognuno facendo la propria parte. Grazie a tutti, quindi... buona serata e a presto, almeno ce lo auguriamo. Grazie a tutte e tutti, anche da parte mia. E a presto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, ciao.